Allora, siamo qui per parlare di futuro, siamo alla Rome Startup Week ed è il momento giusto per dare un'occhiata a che cosa ci riserva il futuro. Prego. Beh, intanto grazie. Più che futuro io parlerei di quale tra i futuri possibili stiamo lavorando, su quale di questi futuri. Ed è importante porsi la domanda perché il futuro non è un qualcosa già scritto, è un qualcosa da costruire insieme ed è per questo che noi abbiamo creato la nostra iniziativa no profit, si chiama Impact School, che ha proprio l'obiettivo di creare insieme con gli studenti delle scuole superiori, dell'università, il migliore dei futuri possibili. E come lo facciamo? E discutendo insieme di quali sono le principali tematiche, si parla spesso di intelligenza artificiale, machine learning, blockchain, però oggi chi c'è dietro a questa terminologia? Chi sta decidendo le regole su cui per esempio si baserà il sistema di guida autonoma? Ecco, per noi il tema fondamentale è quello di riuscire a espandere il più possibile la discussione su queste tematiche qua, in modo tale che un elemento, banalmente come l'intelligenza artificiale, che ha un impatto fondamentalmente enorme e straordinario e avrà nella vita dei nostri figli, ma anche della nostra, sia il più ampio possibile. Perché se è condivisa questa discussione, allora sì che si potrà lavorare insieme per il migliore dei futuri possibili. Benissimo, senta, ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro un futuro ancora più impensabile tra i vari futuri che ci ha elencato sia durante il panel che in questa intervista. Io ringrazio voi, spesso per guardare il futuro bisogna guardare il passato. E allora, visto quello che siete voi come rivista e quello che avete rappresentato per persone come me appassionate di tecnologia nel passato, ecco che l'augurio è che il futuro sia anche vostro. Grazie. Grazie tante. Grazie. Yeah.